serata e buonanotte, ben ritrovati su Cusano Italia TV all'appuntamento serale dedicato alle relazioni, alla psicologia, al territorio, Figli delle Stelle. Noi ci siamo a lungo occupati di relazioni e ritorniamo su questo tema con l'aiuto e il contributo di una sessuologa. Questa volta parliamo della relazione tra sesso e cibo, anche nelle frasi che usiamo nel gergo comune, per esempio, ti mangerei di baci, c'è sempre il legame con il fatto di dover mangiare e con l'affetto, quindi con la relazione, il gusto di piacersi, oppure in base a come mangia capiremo come è a letto, quindi se è sessualmente prestante. Chissà se queste frasi hanno un legame poi con i fatti. Sesso e cibo, ne parliamo con Teresa Cocchiaro questa sera su Cusano Italia TV. Teresa Cocchiaro è sessuologa clinica e psicoterapeuta. Benvenuta, buonasera. Benvenuto, grazie per l'invito e buonasera a tutti. Buonasera dottoressa, sesso e cibo, esiste un legame? È un legame che noi abbiamo già constatato nelle affermazioni di uso comune, quindi anche in linguistica ci sono delle frasi, dei termini che rimandano al rapporto tra le due cose, invece da un punto di vista tecnico, qual è il rapporto? Allora, la relazione che corre fra cibo e sesso è una relazione molto stretta. Se pensiamo che anche a livello neurofisiologico sia la sessualità e sia l'alimentazione condividono le stesse basi comuni, se pensiamo che sono regolamentate ambedue dall'ipotalamo e utilizzano lo stesso neurotrasmettitore che è la dopamina. Quindi diciamo che anche la psicoanalisi si è sempre interessata di questa connessione fra l'alimentazione e la sessualità. Pensiamo che lo stesso Freud, a partire da Freud, insomma, vede proprio nella sessualità e nel desiderio e anche nell'alimentazione una correlazione, una connessione molto forte. Se pensiamo, arriviamo per esempio a pensare ai disturbi alimentari, se pensiamo per esempio all'anoressica, no? Nell'anoressia che cosa succede? Nell'anoressica c'è un rifiuto del cibo e questo rifiuto del cibo è accompagnato anche ad un rifiuto e a un distanziamento per quanto riguarda per esempio il corpo e la sessualità, cioè nel senso che l'anoressica non condivide, ha un interesse per la sessualità molto scarso, Sì. perché ovviamente l'anoressica lavora e rendersi invisibile. Quindi anche se noi pensiamo a tutti è capitato insomma di vedere una donna anoressica, una ragazza anoressica, il corpo di un'anoressica è un corpo asessuato, perché non c'è stata, diciamo, una simbolicamente non ha interiorizzato una femminilità adulta, no? Quindi anche la sessualità scarseggia, non c'è una soddisfazione o un piacere, a differenza, per esempio, nella bulimia, cioè nella bulimia invece c'è, insomma, c'è una buffata, no? Una buffata sia alimentare, che poi la bulimica ovviamente mette in atto delle condotte alimentari o delle condotte di eliminazione attraverso il vomito, ma queste stesse abbuffate, per esempio, la bulimica utilizza nella sessualità. Infatti la bulimica non assapora ma divora, no? Quindi Assolutamente, hanno. usa il sesso come un surrogato, Sì, penso. diciamo che il sesso nella bulimica viene il cibo ha una funzione, diciamo, per compensatoria, per compensare un'angoscia primaria, un vuoto che la bulimica ha. Però nella sessualità sono molto frequenti, per esempio, comportamenti a rischio o una sessualità promiscua. E quindi manca un po' l'elemento ludico, no? L'elemento ludico e giocoso della sessualità. Quindi c'è un legame molto molto stretto fra Tra le due cose, ma l'alimentazione. anche il sesso dà piacere, dottoressa Cocchiaro, banalmente anche il cibo dà piacere. Vuole mettere un buon piatto di pasta ben fatto ad un piatto Certo. di pasta sciapo, senza sapore, senza ingredienti. Esiste una bella differenza. Tante volte quando stiamo a casa di amici e parliamo, ci raccontiamo, c'è il Certo. momento del pasto, che è il momento della condivisione, ma è anche il momento del piacere.
Il momento della condivisione e del piacere, ma soprattutto è un momento relazionale, no? Perché il cibo assume anche come hai detto tu, Annalisa, assume proprio un ruolo relazionale e conviviale. Se pensiamo anche, cioè, la letteratura, il cinema, no? Pensiamo a film come Flashdance o 9 settimane e mezzo, mi sembra, dove il cibo è utilizzato proprio come seduzione, no? Quindi i vari ingredienti sono utilizzati in veste seduttiva. Per insomma ricercare quel piacere anche all'interno della coppia, perché c'è anche questa componente molto piacevole del cibo. Infatti, nelle coppie, fra le fantasie sessuali più ricorrenti, ci sono quelle inerenti anche al cibo, cioè utilizzare il cibo anche per costruire, per esempio, un'intensità di coppia, una complicità che si può, insomma, che si è persa. Beh, anche tra amici si dice Certo, sempre, quando ci vediamo per una bella mangiata, per una certo. pizza insieme, per una cena, un Per una pranzo, cena, quindi è un certo. momento di condivisione, ma è anche un momento di relazione. Sì. Dottoressa Sì. Cocchiaro, rispetto al famoso modo di dire se mangia tanto fa bene l'amore, è passionale. È un'affermazione che conosciamo e che non sappiamo se ha anche dei riscontri con la realtà. Guardi, questo, guarda Annalisa, questo fa più riferimento a insomma, a quello che ho un po' detto prima, alla personalità, ai tratti personologici e personali del carattere di una persona. Ovviamente la scienza non abbiamo dei riscontri scientifici anche per quanto riguarda i cosiddetti cibi afrodisiaci, no? Cioè, nel Sì. senso, cioè, non abbiamo un riscontro che ci dice a livello scientifico che se mangiamo in un certo modo siamo in un certo modo. Però abbiamo insomma questa componente relazionale e conviviale affettiva del cibo e a volte come il cibo da piacere può diventare anche purtroppo una problematica, no? Eh sì, no, infatti diventa comunque un fattore che divide, quindi può unire o dividere coppie, relazioni, persone. Certo. Uomo o donna, chi ha un rapporto un po' più intenso, più forte col cibo, chi usa maggiormente il cibo come fattore di relazione? Sì, guarda, il cibo viene utilizzato molto anche, come ho detto prima, come seduzione. Se Sì. pensiamo, per esempio, a tutti sarà capitato, è capitato, capiterà tipo una cena fuori, no? Quindi mangiare e condividere con una persona, con un uomo, con un'amica, anche un momento che può essere una cena o un pranzo. Ovviamente uomini e donne intendono anche il cibo in modo diverso, no? Di solito la donna, che ne so, nei primi appuntamenti tende a mangiare un po' di meno. O tende comunque a mangiare determinati cibi e non altri, a differenza cioè la donna è più attenta a differenza dell'uomo. Ecco, questo è quello che volevo mettere in luce. Sì, infatti si dice che le donne nelle occasioni in pubblico hanno comunque un pudore diverso, teoricamente, quando Sì. si sta con altri e quando si tende a condividere con gli altri anche il cibo. Dottoressa Cocchiaro, il cibo viene usato nel sesso come un fattore di piacere alle volte, di godimento da alcune coppie, ecco, quelli che magari hanno una vita sessuale molto intensa, solida, usano il sesso anche per alimentare il piacere. Sì, guarda, il cibo viene utilizzato nel sesso un po' come anche novità. Prendiamo per esempio coppie che hanno una vita sessuale un po' piatta, spesso utilizzano proprio il cibo o le fantasie sessuali inerenti al cibo proprio per ricostruire un'intensità, un'armonia, una soddisfazione che si è potuta perdere. Quindi il cibo anche nella coppia può unire. Sì, assolutamente, è comunque un fattore che unisce le coppie, solo che non tutti lo usano per questi scopi. Ci sono Sì. comunque relazioni dove il cibo non è assolutamente protagonista, quindi non viene preso in considerazione. Se magari uno dei due non sa cucinare, invece negli altri casi, spesso ci sono anche uomini che sanno cucinare molto bene, che Certo. utilizzano il cibo come momento di piacere o anche come momento che precede
il momento del rapporto, dell'unione dei due. Sì, ma anche come un'arma di seduttività, un'arma per creare, per esempio, con la coppia o insomma, se sta conquistando, corteggiando l'altra parte, cioè dice io so cucinare, a tutti insomma è capitato un po' di sentire, no? È come se questo aspetto unisse maggiormente e insomma costruisse un'intimità di coppia, no? Anche nella fase di conoscenza. Quindi per questo il cibo ha una duplice funzione, cioè può unire, ma e può dividere. E infatti, addirittura nelle donne che sanno cucinare Sì. si dice spesso che c'è un motivo in più per volerle, per stare con loro, quindi Certo. per legarsi a loro. Senta, dottoressa Cocchiaro, ci sono alimenti che sembra siano più afrodisiaci di altri. Penso al sushi, penso alle ostriche, penso al pesce crudo. Ci sono alimenti che comunque hanno un sapore diverso, una forma diversa, insomma, sulle ostriche si dice che rimandano ad un Sì, significato particolare, ad bravo. esempio, forse anche le vongole, non so bene, insomma, i cibi non sono tutti uguali, ecco, è vero che alcuni sono più afrodisiaci? Allora, guarda, come ti dicevo prima, Annalisa, la scienza non accetta, insomma, non parte dal presupposto che non esistano dei cibi afrodisiaci, come per esempio anche gli spinaci o anche le banane o lo zenzero. Quello che rende afrodisiaco un cibo è la psiche, cioè è il cervello che sessualizza. Cioè attraverso anche gli organi sensoriali, quindi faccio un esempio, ad esempio gli asparagi, no? Gli asparagi o la banana, avendo una forma fallica, quindi a livello sessuale, cioè a livello del cervello può essere sessualizzato e reso afrodisiaco. Quindi partiamo dal presupposto che il vero organo afrodisiaco è il cervello, quindi è il cervello che rende attraverso il tatto, la sensorialità, la complicità che si crea, insomma, con una persona afrodisiaci insomma degli alimenti. Appunto, stavo anche pensando che nei rapporti forse più si è complici, più si usano Certo. queste tecniche per rendere più intenso il momento tra i due. Quindi Certo. tra primo, secondo, dessert non c'è alcuna differenza nel consumare cibi o nel preferirne alcuni ad altri. Cioè, se abbiamo una serata che sappiamo che finirà bene o se abbiamo un appuntamento galante, non c'è differenza se andare a mangiare una pizza o mangiare altro, sushi, pesce, come dicevamo prima. Guarda, ci potrebbero essere delle preferenze, però non c'è una vera e propria differenza, perché se più, insomma, se partiamo dal presupposto che il cervello che sessualizza o che rende anche un incontro piacevole o meno, ovviamente non c'è questa grande differenza, c'è una preferenza. Cioè, se io so che una sera devo mangiare, vado a mangiare una pizza, il mio cervello automaticamente si attiva per quello. Certo, Se io invece so che devo mangiare del pesce, cioè ciò che rende piacevole tutto non è il cibo, ma come l'uso che io ne ah, faccio. ecco, del cibo. Noi invece noi abbiamo pensato a L'uso che si lungo fa. che se usciamo e andiamo al giapponese, poi sicuramente staremo bene insieme e faremo una notte folle. Invece non è Non è vero, detto, non è è una detto. cavolata, quindi. No, diciamo che non è detto, ecco, io posso anche stare a mangiare un pezzo di pizza, tipo, che E ne si fa la so, notte folle e faccio la ugualmente. notte folle ugualmente. Ecco, quindi non è il cibo che fa il rapporto e che fa la bellezza, ecco, di una relazione. Quindi, dottoressa Cocchiaro, questo dimostra che si dicono tante cose e si crede in tante cose che poi non hanno nessun fondo di No, verità. diciamo Annalisa che ci sono molti luoghi comuni, no? Però è sempre il come noi utilizziamo qualcosa, in Certo. questo caso il cibo, no? E quindi dipende dalla predisposizione psicologica delle persone nei confronti della Certo, cena o del cibo che si del sta cibo, consumando e che si sta certo. condividendo, che poi farà la serata. Diciamo che sarà anche da quanto i due vogliono stare insieme e da quanto realmente si vogliono bene, che poi mangeranno fragole e champagne oppure una Poi, mela, va bene lo stesso. ovviamente, se c'è una complicità, un'armonia fra la coppia, ovviamente insomma, alcuni cibi vengono preferiti ad altri, semplicemente. Certo, c'è anche Certo. un altro fattore, dottoressa Sì. Cocchiaro, che è secondo me
e il fattore della maturità. Più si è adulti, più si è. Più abbiamo raggiunto una maturità sessuale in qualche modo e più utilizziamo questi escamotage per riempire un po' la relazione. I ragazzi molto giovani non lo fanno, non usano il cibo, credo, per alimentare il loro rapporto. Ma diciamo che nei rapporti maturi, quindi dai 35 anni in poi, ovviamente anche l'uscita fuori, il cenare insieme ha un significato diverso, ovviamente, che per un ragazzo di 20 anni, no? Cioè l'adulto utilizza in modo diverso anche il cibo, la convivialità, la relazionalità e la socialità, cioè il significato, ovviamente il significato che assume il cibo per una coppia di quarantenni è diversa da una coppia di ventenni o venticinquenni. Ecco, quindi non c'è una ricetta per far impazzire un uomo, si dice prepara quella cena, organizza, compra quei determinati ingredienti per insomma farlo innamorare, non è assolutamente così, ci si può Allora, innamorare anche di uno spaghetto con la bottarga, per esempio, e un po' di prezzemolo. sì, oppure anche di una pasta sciapa, nel senso che diciamo che, come ripeto, è un meccanismo molto che parte dal cervello, quindi è tutto il prima che viene costruito e poi ovviamente è l'uso che io faccio di quel cibo o prelibato o no. E quindi Cioè, tutto parte dal cervello e tutto parte anche dai nostri ricordi, per esempio dal cibo che abbiamo consumato nell'infanzia, dottoressa Cocchiaro, dal cibo che certo. ci preparava nostra madre, o dal cibo tipico della nostra regione, o da alimenti che abbiamo usato moltissimo quando eravamo bambini o quando siamo stati giovani. Quindi dipende molto dalla storia delle persone, forse, anche nello scegliere un cibo o un altro e nel preferire un alimento ad un altro. Certo, ma attraverso il cibo è anche un viaggio, insomma, come dicevi tu prima, no? Un viaggio attraverso anche la nostra storia, attraverso anche le nostre vulnerabilità, perché quanti cibi, per esempio, ci ricordano, cioè un odore, un profumo, no? Certo. Come invece altri cibi, insomma, possono mettere la persona a contatto con le proprie fragilità e con le proprie vulnerabilità. Senta, quindi vale lo stesso discorso sul peperoncino. Anche il peperoncino sembra che abbia una funzione, un ruolo, appunto perché è troppo piccante, o il wasabi. Sì, nel senso anche sul peperoncino e sul wasabi un po' ci sono una serie di leggende metropolitane che ovviamente non vengono confermate, Ecco, ecco. quindi lasciamo perdere, però l'altra sera ho mangiato giapponese e ho mangiato un'infinità di wasabi, mi sono sentita sicuramente un energizzante. Ora non sappiamo se, cioè non ci sono ricerche scientifiche che dimostrano che fa bene al sesso, però è un energizzante come anche il Ma piccante. Mamma certo, mia, ti senti forte sì, dopo. ma sicuramente il mangiare bene ha, insomma, ha dei benefici, no? Insomma, insieme ad una corretta alimentazione, uno stile di vita, un'attività fisica, ovviamente sono tutti ingredienti che migliorano la sessualità, però quante volte anche l'alimentazione invece funge, come insomma, mi capita molto con i miei pazienti, come antisesso, no? Sì, Ci sono per esempio, il mangiare molto pesante, a mamma tutti noi mia. sarà capitato di mangiare in modo un po' pesante e questo che cosa determina? Rallenta la risposta sessuale, per esempio, fino a bloccarla. Oppure, per esempio, nei cibi conservati. Ci sono dei cibi, oppure nei cibi monotematici, cioè quelle persone che scelgono quei due o tre ingredienti, no? Quindi, Queste foto mi quindi. fanno un po' sorridere perché comunque sono foto che alimentano stereotipi che non esistono. Abbiamo detto che non è vero che chi mangia fragole, chi consuma fragole o chi consuma il sushi farà più l'amore. Semplicemente il sushi è un cibo estremamente leggero, quindi forse se vogliono dimagrire i nostri telespettatori il sushi è una buona idea. Idem il wasabi e il peperoncino non fanno in modo di mettervi nella condizione di avere una notte erotica al top, ma sicuramente vi Assolutamente. rendono più forti. Quindi Sì. attenti alle cavolate. Sì. Ma c'è da dire anche che è anche importante l'ambient, no? Il creare un ambient, insomma,
piacevole, gradevole, importante, ma non è solo quello. Ovviamente il buon cibo va integrato con, insomma, con una serie di aspetti psicologici, emotivi e relazionali, no? Però alcuni luoghi comuni, cioè, sarebbe meglio E sfatarli. allora, stasera noi lo abbiamo fatto, quindi le ostriche non fanno quella cosa lì, gli altri alimenti pure. Non vale, mettere in circolo voci che non sono vere, anche perché poi le persone ci credono e quindi realmente portano le ragazze, in certi posti a mangiare certe cose sperando che vada loro bene, magari si lasciano esattamente appena escono dal giapponese. Sì, infatti diciamo, Annalisa, che uno degli afrodisiaci è l'affettività, la relazionalità, la sessualità. Questo ovviamente insieme a un buon cibo, una buona atmosfera, però non è solo il cibo a creare determinate aspettative o a Bene, migliorare la sessualità. allora abbiamo detto quello che ci premeva dire, smettete di pensare che mangiare determinati alimenti vi aiuterà ad avere un certo tipo di rapporti, concentratevi sulle persone, su quello che volete realmente dalle persone, sull'intensità che c'è nei rapporti e non cercate escamotage, insomma il cibo è un escamotage bello e buono, l'ambiente aiuta Certo. moltissimo, la complicità tra i due e altre cose che conoscete bene. Poi ovviamente mangiare bene è sempre un Certo. piacere, credo che Mangiare bene. chi mangia bene produce endorfine come chi fa l'amore, credo. Certo. Cioè, sì. È la Quindi stessa, sono gli stessi meccanismi anche a livello fisiologico. Per questo c'è ecco, questo legame tra quindi il legame tra sessualità le e due cibo. cose, tra il cibo e il sesso, è proprio legato alla produzione di Anche di endorfine endorfine, certo. e che poi ci rendono felici e ci fanno stare E bene. ci Grazie a ormone di Teresa, buon Cocchiaro, psicoterapeuta e sessuologa clinica. Ci sentiamo alla prossima. Buonanotte, buona serata. umore. Grazie a voi, grazie mille a voi. E finalmente Buonasera. ci siamo scrollati di dosso questa leggenda metropolitana che ci portiamo dietro da un secolo, che dice che secondo mangiando certi alimenti succedono una serie di cose, forse più magia, più esoterismo che sesso e amore. Tra poco andiamo ai libri, ai nostri cari amati libri, avremo con noi una conduttrice radiofonica famosa nazionale, Valeria Benatti, che è anche scrittrice, ha scritto Da oggi voglio essere felice, edito Giunti. Ne parleremo tra poco a Figli delle Stelle.